Salve a tutti. Oggi torno a parlare di testimoni di Geova. Non lo facevo da un po' di tempo, per un semplice fatto. Quando ho fatto video sui testimoni di Geova, ho detto quelle cose, fatte quelle cose che sapevo. E che gli altri YouTuber magari non avevano trattato. Perché è inutile fare un canale, insomma, giusto per fare visualizzazioni così, ma se deve servire qualcosa in video, altrimenti non lo faccio. Anche perché, per quanto questo argomento è seguito anche sul mio canale, io ho comunque 4 visualizzazioni al video. Qui se lo devo fare, deve avere un senso. Se vedete sul mio canale, attualmente il primo video caricato riguarda il rapporto fra fede ed evoluzione. In particolar modo il Big Bang, insomma, visto dal punto di vista di Sant'Agostino, il quale chiaramente non parlava del Big Bang, però, insomma, una cosa del genere nella sua teologia era ammessa. Ora, capitava fra le mani una rivista, Svegliatevi, la numero 3 del 2021. Peccato un po' vecchiotta, però me l'hanno data l'altro giorno. Il titolo è: Ha senso credere in un creatore? Esamina i fatti. Sarebbero tante cose da dire. Questa rivista, tante, tante, tante. Tante. Ora la sto sfogliando. Quelle cose le condivido, molte me ne condivido di meno. Però se andiamo a pagina 12, si parlano del rapporto, no, proprio tra creazione ed evoluzione. Ora, i testimoni di Geova hanno sempre negato l'evoluzione della specie. Potete cercare dappertutto, sui siti, le testimonianze dei credenti, quello che volete. Addirittura c'è un vecchio video loro, si è parlato anche del problema con l'università, no? Studiare all'università significava, o anche a scuola in certi casi, aveva a che fare con chi crede nell'evoluzione, i professori che ti insegnano l'evoluzione. Parlando anche faccia a faccia con alcuni proclamatori, sono sempre detto questo: la Bibbia dice che Dio creò tutto ciascuno secondo la propria specie, quindi non cambia un bel niente, c'è niente che cambia, niente che evolve. Quindi se Dio crea per esempio le lucertole rimangono lucertole, i dinosauri rimangono dinosauri, non diventano uccelli nel corso della rivoluzione. Così come la scimmia non diventa uomo, non secondo la propria specie. Io a volte provo a dire a queste persone, ma attenzione, la propria specie, detta nella Bibbia migliaia di anni fa, non è la stessa parola che si usa oggi nella biologia moderna. No, 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 però non cambia niente, non cambia niente, la Bibbia non ne parla. Pagina 12. A proposito di questo, c'è nel sito JW, a volte parlando dell'inizio dell'universo, insomma, si vedeva anche che non davano una data precisa quando è iniziato, non è iniziato. Parlando con certi programmatori, mi dicevano: sì, lo sai, Big Bang, ma prima cosa c'era? Su questo si parla anche del Big Bang o generale della scienza. Vabbè, però possiamo anche. Io voglio concentrarmi su questo fatto dell'evoluzione, perché qui c'è stato un leggero cambio di opinione. Se questa cosa del Big Bang che sta a pagina 10, no, quindi in principio, eccetera, eccetera, quindi in principio secondo la Bibbia, in principio secondo la scienza, e via di seguito. Quindi, quello poteva essere un'ambiguità, una cosa interpretativa. Questa parte, secondo me, c'è un leggero cambio di intendimento, come dicono loro. Quando è scritto cose che la Bibbia non dice, e smetto in grassetto: la Bibbia non dice che l'universo e la Terra abbiano solo 6.000 anni. Ci sono arrivati finalmente. Questo rende i testimoni di Geova, se ci credono per davvero, meno fondamentalisti di molti altri cristiani. Continua, dice semplicemente che la Terra e l'universo furono creati in principio.
non intende dare un riferimento temporale preciso. Poi c'è anche, la Bibbia non dice che tutte le forme di vita sulla Terra sono state siano state create in 6 giorni di 24 ore. E qui si parla di cosa significava giorno nel linguaggio della Genesi, eccetera, eccetera. Poi una cosa interessante, no? Che il punto è questo. La Bibbia non dice che gli esseri viventi non possano subire variazioni nel corso del tempo. Il libro della Genesi dice che gli animali furono creati secondo la loro specie. Il termine specie usato nella Bibbia ha un significato più ampio rispetto al termine scientifico usato oggi, che può quindi includere molte specie o varietà. Quindi le parole della Genesi non escludono la possibilità che all'interno di una specie, nel senso biblico del termine, possono verificarsi nel corso del tempo variazioni nel tipo o nella varietà della specie di un determinato habitat. E questo è interessante perché questo significa che hanno queste persone accettato, almeno in parte, l'evoluzione. Il fatto che gli animali, in generale le specie viventi, possono evolversi nel tempo, possono cambiare, pare, no? Variazioni nel tipo, nell'habitat, insomma. Un pochino, almeno, lo si accetta. Vorrei precisare questo, tra il creazionismo della Terra vecchia, quello secondo il quale, no, scusate, mi sto confondendo, tra il creazionismo della Terra giovane, con il quale la Terra è stata creata in 6 giorni, 6.000 anni fa, e l'evoluzione neodarwiniana, non solo quello, con l'interpretazione filosofica neodarwinista, atea e tutto il resto, scientista e tutto il resto, ci sono molte sfumature. Però potrebbe pensare, vabbè, questi qua allora credono in un teismo evoluzionista, cioè Dio crea il mondo che si evolve, proprio come aveva detto Sant'Agostino. Cioè, cosa di qua, Dio crea il mondo come una pianta, praticamente, cioè, come dei semini di una pianta, che tu una volta innaffiata, poi si cresce, poi che se ne sboccia, cresce, chiaramente un semino di mela non diventa un seme di pera, non puoi prevedere tutte le sue evoluzioni, però insomma, se qualcuno che lo crea e che lo pianta, e dall'avvio non. Questo è un modo di intendere il teismo evoluzionista anche, no? Dio crea l'universo e si evolve per i fatti suoi, diciamo, sempre secondo le regole che lui ha dato. In realtà, secondo me, qui siamo di fronte a una teoria più simile al disegno intelligente. Cioè, il disegno intelligente, sì, è una forma di creazionismo. Ok? È una forma di creazionismo. Secondo i quali Dio praticamente progetta il mondo. In realtà disegno deriva dall'inglese design, che significa progetto, quindi è una traduzione un po' del cavolo. Dio progetta l'universo perché per un pochino, per certe cose, guidato da Dio, evolve. Per certe cose, però, se non ci fosse la mano di Dio, si evolverebbe diversamente. Una forma di creazionismo che ammette un po' di evoluzione, diciamo, ecco. Secondo me qua siamo più vicini a una visione di questo tipo. Anche se diciamo dal contesto di tutto l'opuscolo, che in questo momento no, ovviamente non ho il tempo di leggere. Quindi niente, secondo me qui c'è un minimo di apertura all'evoluzione, un minimo, nel senso che se un libro di se un ragazzino a scuola vede che le specie si evolvono, eccetera, eccetera, può studiare quel libro senza, diciamo, sentirsi troppo con scrupoli di coscienza. Questa è comunque già una gran novità. Ci tengo molto a questo perché immagino il disagio di un ragazzo al quale viene negata la possibilità di andare all'università. Sicuramente sarà negata per molto tempo ancora. Non è vietato completamente, però è molto sconsigliato perché potrebbero insegnarti l'evoluzione all'università. Te lo insegnano a scuola, ma in America rompono le scatole perché vogliono che si insegni disegno intelligente in certe scuole, almeno come alternativa.
È tutto un problema che l'Italia per fortuna non abbiamo mai avuto, perché i cattolici non hanno mai creduto nel creazionismo, ok? Quindi chissà, magari ci saranno meno problemi in futuro per chi andrà a scuola, si studierà che le specie in qualche modo si evolvono, e non avrà tutti i problemi che hanno avuto fino ad ora. Però io mi chiedo, quanto tempo ci mettono i programmatori a cambiare idea? Cioè, se nel 2021 esce questa rivista, se fino ad ora hanno rotto le scatole dicendo no, rivoluzione no, specie non mutano, punto e basta, adesso dicono che comunque qualcosina muta, tutto secondo la volontà di Dio. E niente, in realtà ci sarebbe un po' tutto da commentare su questo opuscoletto. Magari, non so, se vede un po' di visualizzazioni potrei fare un altro video, sta a voi, perché fede e scienza sono uno dei miei argomenti preferiti. Per il momento è tutto, alla prossima.